E invece siamo anche pronti a seguire Salvo Sottile, perché è pronta la sua finestra della curiosità e attualità. Prego, Salvo. Grazie Giancarlo, benvenuti alla finestra delle attualità e delle curiosità. Il nostro prossimo ospite è uno storico, uno studioso dell'antica civiltà sarda e della sua lingua, il professor Bartolomeo Porcheddu da Sassari. Oltre ad aver insegnato all'Università di Cagliari per la formazione insegnanti in lingua sarda, è stato membro dell'Osservatorio regionale per la lingua sarda, ha creato e diretto la rivista Logor Sardigna, ma soprattutto è autore di numerosi libri a tema storico sulla Sardegna. Benvenuto professore, grazie per essere con noi oggi. Allora, nel corso dei suoi lunghi studi, lei ha ipotizzato che il latino comune, la lingua dell'impero romano che ancora oggi si studia nelle scuole, in realtà derivi dal sardo. Come è arrivato a questa conclusione? Beh, sono partito da un dato di fatto. In Sardegna ci sono circa 20.000 siti archeologici precedenti alla presunta nascita di Roma del 753 a.C., una cifra impressionante se rapportata al resto del Mediterraneo. Quindi mi sono detto, il popolo che ha costruito questi monumenti avrà pure espresso una cultura? Al momento che quasi tutti i latinisti sostengono che il sardo sia la lingua che più delle altre si avvicina al latino, sono andato a verificare e ho costruito una grammatica comparata sardo-latina. La prima in assoluto. E le ragioni di questa operazione culturale, professore, secondo le sue fonti, furono frutto di scelte politiche, giusto? Sì, certamente, furono frutto di scelte politiche. Ad esempio, una volta che ho pubblicato la grammatica, mi sono posto anche le 5 domande di rito che si pone un giornalista. Chi, come, dove, quando e perché? I romani erano affascinati dalla cultura greca e quando conquistarono nel 267 a.C. la parte meridionale della penisola italiana dove erano situate le colonie della Magna Grecia, decisero di unificare sotto un unico segno linguistico le popolazioni di lingua italiana e greca. I romani seguirono un esempio riuscito qualche secolo prima da Alessandro Magno, che aveva creato una koinè o lingua comune mettendo insieme i dialetti greci. Molto curioso. Andiamo per ordine, professore. Quindi i sardi, gli Sciardana, questa civiltà antica che dominava nel Mediterraneo più di 4.000 anni prima di Cristo, avrebbe in qualche modo visto nascere sia Atene che Roma, secondo la sua teoria, è corretto? È giusto, sì. Il risalire il fiume Tevere non sarà stata certo un'impresa ardua per gli Sciardana, abituati come erano a risalire il Nilo per giungere nella corte dei faraoni. Sì. Le tracce del loro passaggio sono rimaste quindi nei nomi delle due grandi città. Roma, ad esempio, è attestata in etrusco con Ruma e conserva ancora nella porta romana, in origine romana o rumanula, il suo significato intrinseco. La romana era una fonte, nel nostro caso di acqua gassata, considerata nell'antichità miracolosa per le cure renali. Sta proprio in prossimità della omonima porta, esattamente dove oggi è ancora situata la fonte di Giunturna. Inoltre, ad esempio, le tribù che secondo la leggenda fondarono la città hanno preso la loro denominazione dalla tripla, il forcone a tradimento che serviva a separare il grano dalla. Senta, tornando al presente, quanto è importante per un popolo conoscere le proprie origini, le proprie tradizioni, la lingua, coltivare la propria identità culturale? È importante, le faccio un esempio. Io andavo a casa di mia nonna e vedevo sempre appeso nella parete il quadro di mio nonno, che purtroppo non ho conosciuto. Sì. Quando andavo a trovarla guardavo i suoi lineamenti per cercare una rassomiglianza. Solo da adulto, quando avevo studiato la storia, riuscì a riconoscere nella divisa che indossava la sua militanza nella gloriosa Brigata Sassari. Da allora vedevo quel quadro con occhi diversi, perché in quell'immagine non c'era solo mio nonno, ma un valoroso soldato che aveva combattuto nella prima guerra mondiale. Conoscere la nostra storia e la nostra lingua significa vedere con occhi diversi i 21. Ha ragione, professor Porcheddu. Senta, visto che siamo in chiusura, ce lo fa un saluto in lingua sarda, visto che così autorevolmente ci ha spiegato... A me, in questo momento particolare,
dal momento che siamo in emergenza, i sardi quando si incontrano si salutano con la parola sarda salute. Quindi salute a todos, salute a tutti i nostri telespettatori. Grazie al professor Porcheddu, era curiosa questa storia che ci faceva piacere raccontare. Noi con la finestra ci vediamo dopo, la linea torna a Giancarlo.